si è presentata alla città l'associazione Costantino Reyer, nata l'estate scorsa con lo scopo di diffondere la cultura sportiva nel tessuto veneziano, a stretto contatto con la squadra Basket Umana Reyer. È un'associazione che vuole promuovere un senso di appartenenza che è di una ad una squadra di basket storica, ma anche ad una città intesa come città metropolitana che intorno ad uno sport come il basket, che comunque promuove un'appartenenza alta, diciamo, al mondo sportivo, si ritrova e comincia a ragionare sui temi propri dello sport. Una presentazione avvenuta presso l'Urban Space di Marghera, che ha visto presenti moltissimi tifosi e giocatori della vecchia guardia, che si sono visti consegnare la tessera onoraria dell'associazione. Presente anche l'allenatore della squadra maschile, che milita in A2, che attualmente si trova in testa alla classifica. Purtroppo ne abbiamo persa una, preferivamo non perderla, però ci dobbiamo accontentare. No, comunque, scherzi a parte, stiamo migliorando. La cosa importante è che oltre a vincere le partite stiamo migliorando. Io credo che sia fondamentale inserirsi proprio nella struttura, all'interno proprio del tessuto sociale. È chiaro che una società, le squadre, le vittorie aiutano, però il lavoro che è stato fatto dal presidente, secondo me, è una cosa che pochi si rendono conto, ma è di un'enormità gigantesca, cioè una cosa abnorme, e non è assolutamente solo basket. L'associazione, che su Facebook conta oltre 650 amici, tra i primi progetti si pone la costruzione di un museo, coinvolgendo ex giocatori e tifosi con i cimeli della storica squadra veneziana.